attenzione a Neri, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio, la Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio! In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio. Adesso io rimango, non c'è dubbio, anche se arriva qualche voce, anche se arriva qualcosa, io non voglio qualcosa, io voglio rimanere a Roma. Bisogna capire quello che i nostri proprietari, che sono gente onestissima, fantastica, vogliono fare in relazione alla prossima stagione, perché questa storia è fatta, però possiamo dare seguimento a un progetto molto bello, di gente sana, di gente onesta, seria, e solo bisogna capire per definire una direzione per la prossima stagione. Eccoci qua, pure di sabato, buon pomeriggio a tutti, 17 e 4 minuti primi in questo istante di sabato 11 giugno 2022. Non ho resistito, voglio andare indefesso fino alla fine del mercato con questi speciali, poi quando chiaramente comincerà il campionato che inizierà il 14 agosto. Noi faremo chiaramente la spola tra commento al campionato e naturalmente poi ci taglieremo uno spazio sul calciomercato. Quindi ecco perché nel 2022 vorremmo estendere anche le nostre puntate di RomaGiallorossa.it in 2 ore, un'ora parlando chiaramente della Roma, delle partite eccetera, e poi l'altra ora parlando di calciomercato fino alla fine. Poi vediamo se continuare con le 2 ore anche nel corso della stagione, oppure interrompere qui la situazione. Però insomma siamo appena all'inizio di questo calciomercato, che devo dire sta avendo numeri pazzeschi. I nostri speciali stanno avendo numeri pazzeschi, io vi dico veramente grazie perché
vedo il giorno dopo appunto i risultati dei podcast, i dati di ascolto, e sono veramente tanti. Basti pensare che quando ci va male le nostre trasmissioni sono ascoltate da 2000 persone in contemporanea, quindi cioè roba da pazzi. Eppure dopo sono ascoltate ancora di più quando finiscono, perché chiaramente non abbiamo l'applicazione per l'iPhone, per Apple, abbiamo solo quella per Android, e chi vuole può scaricarsi chiaramente quella per Android, e niente, quindi insomma sarà un modo in più per vivere questo calciomercato insieme a noi. Allora, abbiamo raccattato anche oggi alcune notizie. Una, diciamo, è una conferma. Una è una conferma che abbiamo dato, adesso non mi ricordo quando abbiamo dato, faccio fatica con le date a ricordarmi, però è confermata. Una è confermata. E l'altra è un ritorno di fiamma, perché è stato cercato sia la scorsa estate che praticamente se ne parla da marzo insistentemente, poi sembrava un'altra squadra inserirsi, un paio di squadre che si erano inseriti, poi soprattutto una, adesso le pretendenti in Italia sono due per quest'altro giocatore, mentre per il primo, quello che vi ho detto prima, che la conferma, è ci sono però due o tre squadre importanti, oltre la Roma. Ma andiamo con ordine e parliamo di Kalidou Koulibaly, che la Roma ci sta provando veramente. L'indiscrezione di ormai 4-5 giorni fa, la Roma ci sta provando, sta vedendo i margini di manovra e quello che succederà tra Aurelio De Laurentiis e il procuratore del giocatore Fali Ramadani, quindi vediamo se Koulibaly estenderà il proprio contratto magari nei prossimi giorni, nelle prossime ore, così Napoli potrà avere un po' di forza contrattuale in più, anche se l'idea di De Laurentiis è quello di voler portare a scadenza il giocatore e poi proporgli il rinnovo per avere più forza contrattuale, non di certo adesso, magari l'anno dopo, l'anno prossimo, perché il contratto di Koulibaly scade nel 2023. L'anno prossimo si parla di cifre magari un po' più abbordabili per il giocatore, staremo a vedere. Comunque la notizia, la conferma, abbiamo avuto un'ulteriore conferma, è che la Roma è su Koulibaly e ha parlato anche con l'entourage del giocatore, con Fali Ramadani, più di una volta ha parlato con Fali Ramadani, e quindi adesso vediamo quello che succederà. Poi metteremo queste notizie, questa di Koulibaly l'abbiamo saputa proprio poco fa, ma è inutile rimetterla, cercheremo altri dettagli più precisi nel corso di domani eccetera, nei prossimi giorni, però Koulibaly è veramente la Roma è veramente interessata. Questo per quanto riguarda appunto Koulibaly, quindi confermata in descrizione data da romagiallorossa.it nei giorni scorsi. Chiaramente il prezzo è alto, stiamo parlando di un giocatore che vale almeno tra i 35 e 40 milioni di euro, però potrebbe abbassarsi la sua richiesta, però De Laurentiis chiaramente se lo vuole vendere chiede quella di cifra. E anche l'ingaggio del giocatore non è da poco, 7 milioni almeno di ingaggio da top player, quindi vediamo un po' anche qui la situazione. Io spero che
magari si possa trovare un accordo con il giocatore, che non è stato trovato ancora un accordo con il giocatore, perché Koulibaly non ha parlato con nessuno. Se nei giorni scorsi vi ho detto che non c'erano stati contatti con il Napoli, ed è vero, ve lo confermo, però ci sono stati contatti con l'entourage del giocatore, tra la Roma e l'entourage del giocatore, e quindi Koulibaly è un'ipotesi. Però ripeto, la concorrenza è folta, perché c'è in Italia anche la Juve, come al solito. Però tutti vanno alla Juve e poi non ci va nessuno, quindi il discorso è questo: tutti sono vicini alla Juve e poi alla fine quagli quagli non ci va proprio nessuno. Diciamo che in Inghilterra c'è forte il Chelsea, che veramente lo ricoprirebbe d'oro. In Francia lui aspetta, perché è allettato dalla possibile proposta del Paris Saint Germain, e poi invece l'altra squadra che segue Koulibaly è proprio il Barcellona, però insomma è un po' più defilata in questo momento il Barcellona, un po' più defilata il Barcellona. Vediamo quello che succederà, però Koulibaly è un nome che è seguito, e quando dico è seguito non vuol dire che arriva alla Roma al 100%, è seguito, così come mentre Koulibaly è una scelta proprio della Roma che sta facendo un tentativo, perché la Roma vuole fare un instant team, vuole spendere almeno tra i 100, 110, 120 milioni di euro, comprese eccessioni, quindi c'è, nel senso che se parte Bagnez, come penso, che è l'unico con cui ci può fare veramente tanto, Koulibaly andrebbe a prendere il posto di Bagnez, quindi per dire la coppia centrale potrebbe essere Smalling e Koulibaly, in teoria, se Koulibaly poi veramente accettasse la Roma, e con in panchina Mancini, Cumbulla, e Bagnez poi partirebbe per una cifra intorno ai 40-50 milioni di euro almeno, perché ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro che l'ha messa Petrachi, questa clausola, però che difficilmente qualcuno riuscirà veramente a pagarla, quindi cioè pagare 80 milioni Bagnez sarebbe veramente una follia. Però il Bagnez ha un suo mercato, lo cerca Newcastle, e vi devo dire che nei giorni scorsi, per quanto riguarda proprio Newcastle, è arrivata una proposta monstre per Lorenzo Pellegrini, 60 milioni di euro, 50 milioni di sterline, 60 milioni di euro al cambio attuale. La Roma non ci ha pensato due volte, ha rispedito l'offerta al mittente, il capitano non si tocca, c'è stato proprio il veto di Giuseppe Mourinho, però dicono dall'Inghilterra, continuano a dire che addirittura il Newcastle potrebbe rilanciare ulteriormente. Sapete che la proprietà del Newcastle è molto ricca, insomma è veramente molto molto ricca, e potrebbe appunto rilanciare ancora una volta per Pellegrini. Ma vi assicuro che non c'è un problema Pellegrini che possa lasciare la Roma, anche perché lui è proprio il ormai l'emblema della romanità, della Roma eccetera, in questa squadra, quindi no, non c'è assolutamente nessun problema che il giocatore possa lasciare la Roma adesso, ma neanche in futuro. Io credo che si legherà proprio a vita con la Roma, come si è legato Giannini, come si è legato De Rossi, come si è legato Totti, per dire, non è un Florenzi la situazione, tanto per dire, che ha avuto anche diversi problemi con la tifoseria eccetera, anche se lui, Florenzi, avrebbe voluto continuare
la sua esperienza a Roma, ma ci sono state varie circostanze che non gli hanno permesso di fare questo. Al di là di questo, quindi i Bagnets, vediamo, c'è Newcastle come al solito, potrebbe esserci qualche altra squadra di Premier, però bisogna valutare l'offerta giusta. La Roma chiaramente chiede dei soldi, chiede almeno tra i 30, 40, 45, non so, almeno 35 milioni di euro per i Bagnets, almeno 30-35 milioni di chiede, e poi con quei soldi lì potrebbe andare all'assalto di Kalidou Koulibaly. Vedremo. Capitolo Frattesi, ci lasciamo l'altro nome per la seconda parte di trasmissione, non per creare suspense, ma perché sapete, ci stiamo lavorando, quindi non voglio, appunto, vorremmo ancora qualche conferma, anche se poi quello che, se andate su romagelorossa.it, lo potete leggere proprio in anteprima, perché l'abbiamo scritto poco fa. Comunque, al di là di questo, capitolo Frattesi. Allora, a me arrivano notizie contrastanti, nel senso che per quanto riguarda Frattesi, è chiaro che la Roma è sul giocatore, il giocatore verrebbe di corsa alla Roma. Il problema non è tanto Frattesi da convincere, che si convince abbastanza facilmente, il problema è il Sassuolo, che chiede ancora oggi tra i 35 e i 40 milioni di euro per Frattesi, cifra spropositata, anche se ha fatto bene quest'anno, forse probabilmente la sua migliore stagione da quando gioca al Sassuolo, però è chiaro che è una cifra spropositata. Allora, le strade sono molteplici. La Roma spera che, e aspetterà ancora qualche giorno per far abbassare questo prezzo di 35 milioni, più o meno quella è la cifra, per Frattesi, in modo tale che questi 35 milioni possano diventare 20-25 al massimo, e inserendo poi delle contropartite tecniche. Ora, le notizie contrastanti sono proprio le contropartite tecniche, perché si parla di Volpato, si parla di Felix, si parla addirittura di Milanese. Questi sono i tre giocatori individuati al Sassuolo che gradirebbe inserire nella trattativa eventualmente. Il problema quindi è il prezzo e le contropartite, quindi non è così imminente magari come si può pensare. Vediamo appunto quello che succede per quanto riguarda Frattesi. Io vi dico che per quanto riguarda Mourinho, Felix è un giocatore su cui lui vorrebbe puntare, ma poi se arrivano altri giocatori in attacco, per esempio stile Mertens, che poi ne andremo a parlare più avanti, è chiaro che no, perché ci vuole un vice Abraham, in ogni caso ci vuole un vice Abraham. Mertens in quel caso potrebbe fare un po' da vice Abraham, perché nel Napoli di Sarri, per esempio, ha giocato falso 9 nel 4-2-3-1, o nel 4-3 praticamente, 4-3 era Mourinho, nel 4-2-3-1 potrebbe farlo giocare da falso 9, oppure subito dietro la punta, o in coppia con Abraham in un 4-3-1-2, con, dipende poi se arriveranno queste benedette ali come Gonzalo Guedes, come un altro nome che tra poco vi faremo nella seconda parte, eccetera, dipende un po' da se arriveranno le ali. Mertens sa giocare anche da esterno,
quindi saremo a vedere la situazione. Però Mertens in questi ultimi anni gioca molto più vicino alla porta, quindi se dobbiamo proprio mettere una formazione in campo è più adatto a un modulo ad albero di Natale con Pellegrini subito dietro e la coppia Mertens Abraham oppure Zaniolo Abraham, no? La coppia che avrebbe in mente Giuseppe Mourinho. Giuseppe Mourinho potrebbe anche tornare al 4, cioè tornare, barare il 4-3-3 con proprio il tridente, per esempio il Guedes o l'altro nome della situazione, Zaniolo Abraham. Staremo a vedere anche in questo caso, però si va più verso un 4-2-3-1 oppure 4-3-1-2, più o meno questi saranno i moduli. Io credo che la difesa a 4, il ritorno della difesa a 4 sarà quasi scontata da parte della Roma di Mourinho, perché tutto va verso quella direzione. Poi se sarà 4-2-3-1 o 4-3-1-2 staremo a vedere. L'importante è creare un centrocampo folto, un centrocampo importante, un centrocampo che costruisca gioco, dia la possibilità a Abraham di segnare molto di più e dia soprattutto la possibilità a giocatori come per esempio potrebbe essere Mertens di segnare quei 10-12 gol a stagione, a campionato, che darebbero una spinta notevole. Perché mettiamo i 15-20 gol di Abraham almeno, mettiamo i 10-12 di Mertens, oppure speriamo i 10 di Zaniolo, eccolo là che già l'attacco della Roma avrebbe un bel attacco, no? Quindi questo è un po' il discorso. Io vi posso dire che a centrocampo, per quanto riguarda Roma, oltre a Nemanja Matic arriveranno altri due giocatori. Uno potrebbe essere veramente il grande nome di mercato, e come vi abbiamo detto, oltre ai nomi, lasciamo perdere per un attimo i nomi fantascientifici che vi ho detto in questi giorni e che confermo e saremo a vedere. Però si lavora contemporaneamente anche per quanto riguarda il centrocampo su Ruben Neves, questo giocatore del Wolverhampton che è valutato almeno 35-40 milioni, quindi gestito da Mendes, quindi è un'opzione, ma effettivamente la trattativa non è mai entrata nel vivo in queste ore o in questi giorni per le richieste elevate del Wolverhampton. Però Ruben Neves è un nome importante da fare. Ce l'ha confermato anche Lorenzo De Santis, il procuratore, l'agente FIFA che abbiamo sentito ormai qualche giorno fa. E l'altro nome è Douglas Luiz, brasiliano dell'Aston Villa, anche lì valutazione 35-40 milioni e stipendio abbastanza elevato. Quindi insomma vediamo se riusciranno a prendere questo. Quindi oltre a Matic, io credo uno di questi due, o Douglas Luiz o Ruben Neves, o ha veramente il colpo a sorpresa, il grande colpo a centrocampo, oppure Frattesi potrebbe essere appunto un nome da fare in questo caso, perché darebbe molta sostanza a centrocampo. E chiaramente Beretù dovrà partire. Su Beretù c'è il ritorno della Fiorentina su Beretù, c'è il ritorno del Napoli su Beretù, ci sono tre squadre francesi su Beretù, il Lille, il Lione e il Marsiglia. E quindi uno di questi sarà appunto Beretù. La Roma chiede 10 milioni, però
le offerte finora arrivate a Beretù non superano i 7-8 milioni di euro, quindi la Roma per queste cifre non lo vuole vendere assolutamente, quindi staremo a vedere anche in questo caso come si muoverà la società e cosa farà la società in questo caso per quanto riguarda Jordan Beretù, perché io credo che 10 milioni siano una giusta richiesta per un giocatore che comunque è vero ha trovato delle difficoltà nell'ultima parte di stagione, ma nella prima parte comunque ha portato avanti la carretta insieme a Brian Cristante. Detto questo, poi c'è il discorso appunto Mertens. Allora, Mertens è stato proposto dagli agenti, che sono due agenti belgi conosciutissimi tra l'altro a Napoli. Mertens è a parametro zero. Ho sentito un po' di malcontento al nome di Mertens. Devo dire che fino a qualche giorno fa era una proposta. Ora la Roma ci sta ragionando. In che modo? Mertens, sapete, ha rifiutato un contratto di 4 milioni di euro. Il problema è che Mertens chiede ancora questi soldi. La Roma è disposta ad arrivare a 3 milioni e mezzo compresi bonus, quindi 2,5, 2,6 più bonus, arrivando a 3 milioni e mezzo, 2,8 ecco più bonus almeno, e non è che insomma sia un'offerta, insomma, che sì, chiaramente è un'offerta buona, ma i procuratori vogliono anche cercare di far guadagnare a Mertens e a loro stessi un po' più di soldi, perché potrebbe essere l'ultimo contratto vero grande della carriera. E il giocatore, diciamo, è stato proposto anche alla Lazio, ma da parte della Lazio c'è stata una timida risposta, da parte della Roma un qualcosa di più concreto, perché come sapete la politica della Roma è quella di ascoltare tutte le proposte e poi valutano tutte le offerte, tutte le proposte, quindi poi scelgono, hanno questa cosa di scegliere, questa fortuna di scegliere, di poter scegliere anche in base alle esigenze economiche. Il problema è uno non far, come dire, non spendere tanto per un giocatore ultra trentenne di 35 anni e poi magari trovarsi con pochi soldi per andare a trattare il big di turno oppure il nome importante a centrocampo, ecco. Quindi anche qui sono da fare diverse valutazioni per quanto riguarda Mertens, però non è stato detto no a priori. Io credo che secondo quanto sappiamo, quando tornerà Thiago Pinto e tornerà dal Portogallo tra lunedì e martedì, i primi giorni della settimana, si incontreranno con il procuratore di Mertens e Mertens darà una risposta precisa alla Roma e potrebbe chiudersi tra lunedì e martedì. Allora, adesso noi andiamo in pausa perché sono 17:30. Nella seconda parte parliamo di questo giocatore su cui la Roma è tornata prepotentemente, però sempre c'è sempre la concorrenza di un club di Serie A che praticamente sembra che si compra tutti, invece poi sta ferma al palo, ma ripeto, c'è una situazione anche interna a questa società, che non è la Roma chiaramente, è un'altra società di Serie A, che non è proprio limpida, o meglio che non è proprio tranquilla. E poi parliamo di un centrocampista e parliamo di Paulo Dybala. Uno dice, ma Dybala è dell'Inter? Aspettiamo ancora a dare Dybala
all'Inter. Aspettiamo, al 99,9% è fatta all'Inter. Però c'è quell'1%, anzi c'è quel 0,1% che fa ancora sperare José Mourinho, e vedremo di cosa si tratta. Allora, noi andiamo in pausa, 17:31, tra poco torniamo in diretta con voi. Non c'è dubbio, anche se arriva qualche voce, anche se arriva qualcosa, io non voglio qualcosa, io voglio rimanere a Roma,
bisogna capire quello che i nostri proprietari, che sono gente onestissima, fantastica, vogliono fare in relazione alla prossima stagione, perché questa storia è fatta, però possiamo dare seguimento a un progetto molto bello, di gente sana, di gente onesta, seria, e solo bisogna capire per definire una direzione per la prossima stagione. Torniamo in diretta a 17.37 in questo istante su romagiallorossa.it, ben ritrovati. Non vi avevo dato il numero di SMS e WhatsApp, 324-866-0622, 324-866-0622. Ci è arrivato un WhatsApp che ringraziamo l'amico che ci ha mandato, che non si firma, mi raccomando, firmatevi sempre. Ci ha mandato ieri, non abbiamo fatto cenno, poi le abbiamo risposto appunto privatamente. Ciao Marco, secondo te Kanté è fattibile? Io dico, secondo quanto ci risulta, non c'è una trattativa in atto per Kanté. E il giocatore, tra l'altro, è un nome molto importante per il centrocampo, ma non mi risulta al momento una trattativa per Kanté, quindi non mi risulta. Poi che non risulta a me, non so dove è sentita la notizia, eccetera, ma non mi risulta una trattativa per Kanté. Però grazie per averci mandato il messaggio, continuate magari a mandarci messaggi in questa ultima mezz'ora al 324-866-0622, noi cercheremo chiaramente di rispondere a tutti. Allora, Ndombele, partiamo da Ndombele. Non è questo il nome che, però Ndombele, vi diciamo subito che su Ndombele c'è un derby di mercato tra Roma e Lazio in Italia, ma insomma costa piuttosto importante, 35-40 milioni, giocatore del Tottenham che Mourinho ha già allenato, Ndombele. Tanto ha speso anche belle parole Mourinho ai tempi del Tottenham per Ndombele, ha detto che è un talento puro, che deve esprimere questo talento a tutti i costi. E però sul giocatore ci sono anche due squadre spagnole, ovvero il Valencia e il Villarreal, per quanto riguarda Tanguy Ndombele. Quindi registriamo anche gli interessamenti di questi due club, oltre a Roma e Lazio, anche questi due club spagnoli, ovvero Villarreal e Valencia. Staremo a vedere come andrà a finire la questione Ndombele. Per quanto riguarda invece la questione importante che vi vado a dire, è quella di un giocatore dell'Eintracht di Francoforte, esterno, che praticamente si può dire è un'alternativa a Gonzalo Guedes,
Il costo è anche più fattibile rispetto a Gonzalo Guedes, ecco perché la Roma sta cercando e si è inserita di nuovo, ovvero Filip Kostić. Filip Kostić dell'Eintracht di Francoforte, che è stato appunto considerato il miglior giocatore appunto dell'Europa League, visto che l'Eintracht di Francoforte ha portato a casa l'Europa League in questa stagione. È uno degli obiettivi della Roma, oltre a entrare tra le prime quattro, quindi entrare in Champions il prossimo anno, è proprio quello di vincere l'Europa League, vincere un altro trofeo internazionale con José Mourinho. E Kostić, insomma, già sa come si fa, avendo vinto la finale contro i Glasgow Rangers con il suo Eintracht di Francoforte. Allora, i costi per Kostić sono un po' più abbordabili, si parla di 20 milioni, 25 al massimo, anche perché lui andrà in scadenza nel 2023. E come dire, c'è la Juve, è chiaro che c'è sempre la Juve di mezzo. Però vi dico anche che la Roma ha parlato con il suo entourage, con l'entourage di Kostić. Era un obiettivo già da diverso tempo, già dall'anno scorso, poi è ritornato a marzo. Si è ritornato a marzo a parlare chiaramente di Filip Kostić. Poi è uscito anche il nome di Gonzalo Guedes e Kostić è andato un po' in secondo piano, ma come dire, per Gonzalo Guedes c'è il timore che si possa scatenare un'asta, anche perché le parole di Gattuso per Guedes, io lo vorrei trattenere eccetera eccetera eccetera, però poi Guedes ha detto non so se rimanga al Valencia l'anno prossimo, io vorrei, se arriveranno le offerte le devo valutare, potrebbero scatenare un'asta e la Roma non vuole partecipare ad aste per Guedes. Inoltre Solbakken, vi dico anche perché stiamo parlando sempre di esterni d'attacco, Solbakken, come avevo detto anche ieri, ho letto ieri, adesso mi ricordo, per quanto riguarda Solbakken, la Roma sta incontrando un po' di difficoltà impreviste, perché c'è il Bodo Glimt che chiede almeno 4-5 milioni come indennizzo per farlo partire immediatamente, però ha chiesto alla Roma di fargli giocare almeno i preliminari di Champions League che si giocheranno a luglio, e adesso c'è il problema che però Solbakken dal primo di luglio può firmare per qualsiasi squadra, può accordarsi per qualsiasi squadra e può arrivare poi a gennaio, nel mercato di gennaio, quindi comunque Solbakken potrebbe essere procrastinato di qualche mese, di 4-5 mesi, di 6 mesi praticamente, e poi potrebbe arrivare a gennaio. Quindi insomma, io credo che se non cambierà l'idea la Roma prenderà Solbakken, forse non adesso ma in inverno, a gennaio, nel mercato invernale. È chiaro che serve l'esterno offensivo, quindi barra seconda punta, e Kostić non è propriamente una seconda punta ma è più un'ala, più un esterno offensivo a sinistra, sa giocare anche a destra ma prevalentemente a sinistra, e è gestito da un procuratore italiano che ha parlato con la Roma. Filip Kostić ha parlato anche con la Roma. Chiaramente la Juventus in questo momento appare in vantaggio, la situazione è in evoluzione per quanto riguarda Kostić, staremo a vedere. Ci sono anche altre squadre sul giocatore, addirittura siamo venuti a sapere che
l'Eintracht di Francoforte ha proposto un rinnovo a sorpresa per non perdere Kostic con appunto a prezzi molto molto bassi, e quindi gli ha proposto addirittura 4 milioni di ingaggio, 4 milioni di ingaggio, che ha fatto recapitare all'entourage del giocatore. Stiamo a vedere anche in questo caso come si evolverà la situazione, però c'è questo ritorno di fiamma per Kostic, per Filip Kostic, che è un giocatore interessante. L'abbiamo visto molto molto bene appunto nella finale di tutta questa stagione in Bundesliga, ma soprattutto nella finale di Europa League. E insomma, è chiaro che l'Eintracht Francoforte farà la Champions League il prossimo anno, però lui è allettato dalla voglia di giocare in Serie A. Chiaro che vorrebbe giocare in una squadra che fa la Champions. La Juve, ripeto, rimane in vantaggio, ma c'è questo tentativo di Thiago Pinto, che è ritornato un po' sul giocatore che aveva abbandonato. Ora non so quanto, però c'è stato un contatto. Quello che sappiamo è che c'è stato un contatto con il giocatore, con l'entourage del giocatore. Ora non sappiamo bene l'entità del contatto, quello che si siano detti, ma c'è stato un contatto proprio in questi giorni, in queste ore, in queste ultime ore. E quindi vediamo un po' quello che succederà per Filip Kostic, che è un nome quindi da tenere in considerazione. Andiamo avanti con le notizie, perché appunto ormai Celik appare piuttosto vicino alla Roma. Celik appare piuttosto vicino alla Roma. Devono trovare l'accordo ancora economico, ma non è detto che non si trovi in queste ore. Appunto Lille e Roma. Il Lille chiede almeno 10 milioni, la Roma ne offre 6 al momento. Possibile incontro a metà strada, 7 e mezzo, per accontentare tutti. Tra l'altro, i buoni rapporti che ci sono tra Lille e appunto la Roma fanno presagire alla buona riuscita dell'operazione. Per quanto riguarda il centrocampo, sempre appunto dalla Spagna rilanciano un nome, che è quello di Marc Roca, classe 96 del Bayern Monaco, che è centrocampista del Bayern Monaco. Il Bayern Monaco chiede 10 milioni di euro, visto che comunque Roca è chiuso è chiuso, trova poco spazio, ma c'è anche sul giocatore il Barcellona, non da oggi ma da molto tempo. Roma e Barcellona si sono mosse molto molto in anticipo per Marc Roca, e come dire, il giocatore chiaramente sarebbe molto attirato dal Barcellona, ma il Barcellona, come sapete, ha preso Kessi, e poi il giocatore insomma è un tifoso anche dell'Espagnol, che pur insomma essere come dire lusingato dalla proposta del Barcellona, però come dire, essendo tifoso dell'Espagnol, che è l'altra squadra di Barcellona, potrebbero crearsi dei problemi, vista che la sua fede calcistica è nota un po' a tutti in Spagna. Inoltre il Marc Roca è seguito anche da Betis, Siviglia e proprio Francoforte. Staremo a vedere, è un nome su cui ci stiamo lavorando, quello di Marc Roca, per quanto riguarda il centrocampo. Confermiamo la situazione invece
di Zaniolo, perché lo scrive anche il Corriere dello Sport, che avvalora di fatto la nostra tesi, quello che siamo venuti a sapere. Ci sono stati, c'è stata un'offerta inglese del Manchester United per Zaniolo di 35 circa milioni di euro, rifiutata dalla Roma. La Roma chiede almeno 50 milioni di euro per Zaniolo. C'è stato un timido approccio di una squadra tedesca per Zaniolo, e non è neanche difficile capire quale sia. E poi Zaniolo comunque è per me, se non calano, se la Roma non calerà con le pretese, è destinato a rimanere. Come se dice: ok, io non ti faccio ancora il contratto, magari ne parleremo la prossima settimana, il contratto, dice la Roma, ma è chiaro che è in una prigione dorata Zaniolo, perché la Roma lo valuta da 50 milioni e fa scappare tutte le pretendenti, anche il Milan in questo caso, e la Juventus hanno un po' hanno virato su altri obiettivi in queste ore, quindi non c'è più questa insistenza così impellente per Zaniolo da parte di Milan e Juventus, ma insomma si stanno facendo un po' i conti per poter andare magari su altri obiettivi da parte di queste due squadre, di questi due club. È chiaro che Zaniolo insomma sta bene a Roma, tutto quanto, il rapporto con Mourinho è comunque buono, nel senso che hanno avuto un periodo, chiamiamolo, di crisi, di incomprensione, come volete voi, nel periodo tra marzo e aprile, quando ha giocato un poco, culminato a marzo con l'esclusione nel derby. Poi però Zaniolo praticamente ha quasi giocato sempre, quando non era infortunato, quando stava bene. Mourinho l'ha gestito alla grande e appunto poi ha segnato il gol decisivo nella finale di Conference League contro il Feyenoord a Tirana, che ha dato appunto alla Roma la Coppa, la Conference League. Spenderei questi ultimi minuti per Paolo Dybala, che ripeto al 99% andrà all'Inter. Ci sarà, secondo quanto ci risulta, un incontro ulteriore la prossima settimana. Io vi avevo detto entro il 15 Dybala prenderà la decisione, ed è proprio la deadline a cui un po' sia la Roma che l'Inter avevano stabilito per avere una risposta da Dybala. Se vi ricordate, proprio io dissi del 15 di giugno, qualche trasmissione fa. La settimana prossima sarà una settimana importante per tante ufficialità, e potrebbe arrivare proprio intorno al 15, comunque la prossima settimana, l'ufficialità di Dybala magari all'Inter. Però la Roma e Mourinho tengono ancora una porta aperta a Dybala, perché qualora non si trovasse un accordo con gli agenti di Dybala per quanto riguarda le commissioni, la Roma è pronta ad inserirsi. Tra l'altro l'Inter sta, mi pare, vendendo Skriniar, che è cercato da Paris Saint Germain, così ho letto adesso proprio un'ultima ora di poco fa, e potrebbe appunto avere questa liquidità. Staremo a vedere, ma finché appunto non c'è proprio nero su bianco la firma di Dybala all'Inter, la Roma ci spera ancora. E è chiaro che più o meno le cifre dell'ingaggio di Dybala si avvicinano molto alle cifre che propone l'Inter, cioè 5 milioni e mezzo più bonus, arrivando magari a 6 e mezzo, 6 e qualcosa, però più di questo veramente non può arrivare la Roma. La Roma ha fatto la sua proposta, i contatti ci sono stati,
abbiamo parlato anche di un contatto recente, piuttosto recente, tra Jorgen Thun e la dirigenza della Roma, questo però in gran segreto, non alla luce del sole come hanno fatto vedere come dire, l'Inter e Jorgen Thun e Pedralito, appunto a Milano con l'Inter. Però io una porticina ancora aperta per la Roma la voglio tenere, però ripeto, al 99% andrà all'Inter. Questo è quanto riguarda Dybala. Poi sugli altri nomi, ragazzi, mi sono già espresso, è inutile parlarne. E oggi ho letto un articolo della Repubblica che proprio come dire, per me non corrisponde alla realtà, nel senso che sono state dette tante una parte di cavolate, però ognuno ha le sue fonti, per carità, però almeno quello che hanno scritto su Repubblica non risulta a me, e mi riferisco a Mertens, mi riferisco a Bale, eccetera eccetera eccetera, e non so con chi abbiano parlato, però insomma, i nomi che abbiamo fatto li confermiamo tutti, quelli che abbiamo fatto ieri li confermiamo tutti, e se avete qualche dubbio andate a vedere la trasmissione del 10 di appunto di giugno, dove c'è stato un po' uno sfogo. Allora, noi chiaramente torneremo già lunedì, no, con lo speciale di calciomercato. Domani concedeteci un giorno di riposo, salvo clamorosi colpi di scena e clamorose trattative eccetera, ma poi chiaramente lo potete leggere anche su romagiallorossa.it, le trattative eccetera che verremo a sapere. Però questo è quanto abbiamo raccolto. Continueremo a lavorare sulle piste calde, Frattesi, Ruben Neves, Douglas Lewis, chiaramente Mertens, chiaramente Kostic, chiaramente Guedes, chiaramente Saul Bakken, chiaramente Celik, tanti nomi, soprattutto in attacco, Koulibaly, un altro nome da tenere in considerazione, perché credo che la Roma farà qualcosa, più di qualcosa in difesa, molto importante. Stiamo a vedere appunto questi nomi che usciranno fuori, credo a breve anche nei giornali, quando sarà il giorno giusto da farli uscire. Per fortuna noi abbiamo la possibilità di avere qualche cosa un po' prima, però ripeto, trovare conferme è molto molto difficile. Noi abbiamo la fortuna di avere dei canali così dove andare a cercare le notizie. Bene, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buona domenica, buon mare a tutti, ci sentiamo lunedì con Roma Giallorossa speciale calciomercato, sempre dalle 17 alle 18. Mi raccomando, seguiteci con affetto come sempre avete fatto. E noi ci risentiamo lunedì. Buona domenica, ciao ragazzi!